Dal 10 al 14 agosto Fano torna ad immergersi nel sapore della birra artigianale con la 14esima edizione di Birra d'Augusto organizzata dall'associazione Fortuna Dea. Negli spazi adiacenti alla Rocca Malatestiana ci sarà la presenza di 12 birrifici, oltre metà dei quali regionali, accompagnata da 10 concerti, degustazioni e contest gastronomici. Confesercenti è sempre ben lieta di dare una mano alle associazioni che compongono il territorio. Non dobbiamo mai dimenticare le radici del nostro territorio e le associazioni, le piccole associazioni che organizzano eventi e manifestazioni locali vanno sempre in qualche modo supportate. Il Confesercenti ha un ruolo fondamentale perché deve fare da collante tra chi organizza la manifestazione e le realtà economiche che rappresentano il territorio. Le novità di quest'anno sono sostanzialmente tre. La prima è che abbiamo ideato una linea di cosmesi ai profumi di birra. E sarà una crema corpo, una crema lenitiva dopo sole e un eau de parfum. Tutti e tre sono al sentore di birra. Abbiamo pensato di abbinare una birra estiva, quindi i profumi della vaniglia, dei fiori. La seconda novità è un beer contest di home brewing, quindi tutti gli appassionati di birra fatta in casa hanno la possibilità di far degustare la loro birra fatta in casa da 5 ospiti d'eccezione. 2 sono tecnici e 3 sono la giuria popolare. I 2 tecnici sono Nicoletta Tagliabracci, ambasciatrice per le Marche, e Thomas Luzzi, beer sommelier. Gli altri 3 voti verranno poi confluiti in un unico voto di giuria popolare e sono un rappresentante del comune, uno della regione e uno di Confesercenti. L'ultima novità con cui chiudiamo è un contest di gelaterie, perché l'idea è quella di avvicinare anche le realtà della città, anche se non sono presenti poi comunque sul circuito. Sono 3 gelaterie del posto, che sono il Bonbon, il Pino Bar e Gelateria Macchie, che proporranno dal 7 al 14 un gelato artigianale alla birra e verrà promosso e degustato da una giuria d'eccezione. Il 14 sera verrà proclamata il gelato alla birra migliore del 2024.